Ma buongiorno, qua continuano i video finché non mi arriva il ban completo. Sta continuando a crescere la piccola Royal Runs, purtroppo, come era prevedibile, sta crescendo molto a rilento perché siamo stati via una settimana. Ero a fare un giro di dibattiti a Milano e provincia e quindi la piantina è rimasta da sola. Non abbiamo acceso il riscaldamento per una settimana nella casetta e quindi le temperature erano tra i 7 e i 9 gradi, diciamo non le temperature perfette per la crescita di questa pianta. Detto questo, oggi video in outdoor. E perché video in outdoor? Perché in queste settimane è successo un po' di tutto. C'è stato Sanremo con J-Ax, Fedez. No, sono rimasto incastrato, devo cambiare strada. Con J-Ax e Fedez che dal palco hanno chiesto a Giorgia di legalizzarla, Fratelli d'Italia che ha detto sì, aspetta e spera, Gianni Morandi però che ha detto in conferenza stampa che si vuole fare una canna. Dal TAR del Lazio sono arrivate aperture positive per quanto riguarda la canapa industriale, non succede invece nulla sul fronte della cannabis terapeutica ed è per questo che sto andando davanti al Ministero della Salute insieme alle associazioni dei pazienti a richiedere che cosa, ve lo faccio dire direttamente da loro. Siamo qui al Ministero per cercare di risolvere l'annosa situazione della carenza di farmaco per i pazienti. Vorremmo che ci ascoltassero, la nostra soluzione è l'autoproduzione. Vorremmo che ci dessero delle informazioni, dei protocolli per cominciare questo tipo di attività. Ci auguriamo che quantomeno ci diano ascolto e capiscano quelle che sono le nostre richieste. È durato 17 anni per averla aperta, girando qualsiasi ospedale di Torino e provincia, fin quando non ho trovato una dottoressa che mi ha fatto la prescrizione. Sinceramente, gli ho detto, boh, per i dolori che ho io, in Olanda mi davano 900 grammi al mese. Quanto me ne può dare lei? Mi ha detto, ah, ma così è troppo, così è spaccio. Ma mi scusi, io devo prenderne 30 grammi al giorno, non è che sono io a dirlo, ma è un dottore. Cambio ospedale, vado in un altro ospedale di Torino che è il Valdese. Faccio un'altra visita per avere un quantitativo maggiore e me lo portano a 90 grammi. Ciononostante di nuovo i fogli l'avevo portato, guarda che c'è uno zero in meno, gli ho detto, è un abisso. Cioè, non so se se ne rende conto, gli ho detto così io ci vado avanti 3 giorni. Poi come vado avanti gli altri giorni? Dopo tanti incontri, tante belle aspettative, tante belle parole, il problema continua a persistere e quindi noi siamo qui per farci sentire e manifestare. Vogliamo che il nuovo governo, chiunque per loro, venga un rappresentante qui a parlare con voi perché innanzitutto vorrei ricordarvi che noi abbiamo ancora in piedi un tavolo tecnico Bravo. di cui non abbiamo avuto risposte, abbiamo Bravo. contattato tramite PEC e non abbiamo avuto risposte. Quindi vorrei ricordare ai noi rappresentanti del governo che noi siamo in attesa e vogliamo quanto più presto possibile un incontro, altrimenti la prossima volta ci faremo sentire in maniera ancora più forte e profonda. Chiedo adesso il capo del gabinetto di avere un incontro, quindi ci fanno sapere se avremo un incontro a breve, oppure però mi hanno già detto di essere fiduciosi. Il giudice ha chiuso in primo grado che io sono colpevole di traffico internazionale, pur avendo dimostrato che la seguo come terapia dal 2013 e quando mi trasferì in Spagna per agevolare la mia terapia, perché 450 grammi che mi erano stati riconosciuti dal dottore Menzili in Italia era impossibile, nel 2016 mi presero proprio per un pazzo. Tornai comunque in Italia per fare comunque sempre le prescrizioni, pur facendo parte comunque legislativamente dell'Europa. Quindi tutte queste cose che io paziente devo richiedere un foglio che viene certificato, firmato dal dottore che mi crea il piano terapeutico, perché devo arrivare in Spagna, devo arrivare in Olanda, ma non esiste.
ma se io mi devo portare un Audi, un Oki, un Efragan, ma mica vado dal dottore e chiedo che mi deve fare la prescrizione per volare con l'Efragan in tasca. Io invece, se devo volare con la cannabis, ci devo avere quel certificato, perché sennò rischio sempre il problema di traffico internazionale. Ma per quale motivo? Cioè, io rischio la denuncia di traffico internazionale perché ho trasportato la mia terapia da uno stato dove è riconosciuta come terapia a un altro stato dove è riconosciuta come terapia. Ma io, pur denunciandomi, vengo trattato come un trafficante internazionale. Sto a Benevento, ok, un paesino di 40.000 abitanti. Sono stato portato in questura, ho avuto la direttissima. Sono stato trovato con 2,5 kg di cannabis, sono stato trovato con 3.500 semi di THC da collezione, quelli che si possono tenere, li vendo in negozio, ne vendiamo a migliaia ogni anno. Mi viene da star male, perché ho perso 4 anni del mio lavoro, ho perso 4 anni dei miei sacrifici, ho perso la stima in quello che credevo, ok? La gente che ti guarda male, un imbecille di brigadiere che non sa che cosa sia THC, che cosa sia CBN, che cosa sia CBD, non sa niente, non sanno un cazzo, non sono preparati in un niente, ok? Sono stato trattato come un bimbetto a dirmi se è peccato che abbiamo 45-50 anni, se no qualche schiaffo in bocca te lo levava nessuno. A 40 anni, padre di famiglia, c'ho mia figlia che fa 18 anni tra poco. Devo essere trattato come un delinquente, quando io sono un paziente, io sono una persona che mi curo con la cannabis, e grazie alla cannabis io sto qua con voi, ho aperto un'attività da un mestiere che potevo fare, ho inventato un altro mestiere, ok? Che cazzo dite? Basta legalizzazione, mai più senza terapia, mai più senza terapia! Abbiamo diritto, è un nostro diritto, non siamo narcotrafficanti, non siamo drogati, niente di questo, vogliamo la nostra terapia, abbiamo bisogno della terapia. Dopo 10 anni quasi, finalmente la prescrizione medica con piano terapeutico ospedaliero, però anziché darmi la quantità che mi spetta, me ne danno un terzo di quello che mi spetta. Perdonatemi, ma l'altri due terzi quando lo dovrò avere questa cosa? Mai? E poi si meravigliano pure che dicono, ma perché non te la erogano? Ma se me lo dite voi, me lo dovete dire. Voi siete il ministero, voi siete le persone che mi devono dire le cose, no io a voi. Oggi non dobbiamo fare altro che uscire da qua avendo una risposta certa. A me non interessa se il governo è di destra o di sinistra, qua si parla di salute, e la salute non ha né destra né sinistra. Ha una strada dritta da percorrere, questa strada bisogna percorrere tutti insieme. Deve terminare l'esperimento pilota di Firenze, deve terminare perché non hanno prodotto niente con i soldi pubblici italiani, e non solo, fanno bandi per acquistare la cannabis terapeutica a un euro, a un euro e mezzo al grammo, per poi rivenderla alle farmacie a 7 euro al grammo. Quindi mi spiegate dove vanno quei soldi, oltre 10 milioni di euro che si sono presi con il progetto, dove vanno quei soldi? Quando entrano in campo i malati le cose cambiano, e è vero, perché se noi abbiamo una legge lo dobbiamo a chi sulla propria pelle ha sperimentato la violazione di un diritto umano universale, quindi anche italiano, che è il diritto alla salute, e piano piano siamo arrivati dove siamo arrivati. Forse ora aspettiamo la risposta di, non ho capito bene quale sottosegretario, perché sono cambiati di ruolo, non lo sanno nemmeno, e vediamo che cosa dirà. Una prossima volta magari tiriamo una bella spruzzata di polvere di Maria davanti al portone del ministero, così farà più notizia invece persone che sono anni che non fanno manifestazioni, ma chiedono interlocuzioni, un dialogo con le istituzioni, e che allo stesso tempo però, quando non gli viene dato quello che la legge prevede, si organizzano, e non soltanto si organizzano per se stesso, ma abbiamo sentito si organizzano anche per aiutare persone che non saprebbero come fare a coltivare quella che il mondo, è stato ricordato poco fa, le Nazioni Unite stesse ritengono essere una medicina, e da 3 anni a questa parte, cancellata dalla quarta tabella della convenzione del 61, è ritenuta non essere più pericolosa in virtù del fatto che è utile alla salute individuale, e che quindi gli stati
hanno ratificato quella convenzione e che hanno delle leggi come la nostra del 1990, ma che ne hanno un'altra del 2006-2007, possono più facilmente coltivare, importare, distribuire, far prescrivere e far trovare nelle farmacie, ma a questo punto anche far coltivare a casa propria, perché questa è la condotta che ancora oggi, sono state ricordate prima due articoli della legge del 90, 73 e 75, porta in carcere con pene simili a quelle della rapina a mano armata, ecco, non a uno scippo. È in atto da molti anni una persecuzione nei confronti di chi usa quella pianta, che è assolutamente tragica quando colpisce chi la usa per motivi di propria terapia. Noi siamo stati tra i protagonisti di un'azione fatta per sensibilizzare le autorità internazionali rispetto alle violazioni dei diritti umani che le politiche sulle droghe in Italia fanno appunto nei confronti dei consumatori di sostanze. Il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali dell'ONU a ottobre scorso ha richiamato il governo italiano, dovrà rispondere per l'eccessiva criminalizzazione delle leggi sulle droghe in Italia e per la mancanza di un adeguato diffusione dei servizi di riduzione del danno. Dico questo perché proprio quel comitato che sovrintende la corretta applicazione della convenzione omonima ha avviato il lavoro per un commento generale sull'impatto delle politiche sulle droghe nei confronti dei diritti umani delle persone. Crediamo che molti fra voi siano oggetto in questo momento di violazione di questi diritti, per cui vi chiederemo l'aiuto per individuare dei casi da portare anche all'attenzione del CEST Asilo. Quattro ragazzi sono entrati, quindi in questo momento stanno parlando con qualcuno al ministero. Probabilmente non cambierà nulla, forse cambierà qualcosa, sono tutte domande stupide. L'importante per il momento è che l'obiettivo sia stato raggiunto, cioè che dei pazienti si siano presentati e siano entrati al Ministero della Salute. L'obiettivo delle associazioni dei pazienti di farsi vedere anche da questo governo e di farsi ascoltare anche da questo governo al momento è andato in porto. Ora bisognerà lavorare per far sì che da domani in poi il tutto non si limiti a un solo aver ascoltato. Però ora sono a casa e qua sotto appunto ci sono le bimbe che stanno crescendo molto lentamente, ma molto molto lentamente, senza Growbox. Questa è Kira. Kira, ciao. Come mai vuoi tutte queste attenzioni proprio ora? Perché non fai come Carlotta che odia le telecamere? Va bene, queste comunque sono le bimbe, ormai hanno un mesetto, quindi ho anche aumentato la luce al 50% dal 40 che era, essendo state da sole al freddo per una settimana, che perché comunque le temperature erano molto basse, non credo riusciranno a crescere tanto più velocemente di quanto stanno crescendo al momento. Scusate, vi devo far vedere cosa sta facendo Carlotta. Vogliono uscire, richiedono l'attenzione. Kira mi lecca compulsivamente. Carlotta invece si sta facendo praticamente tutto il pelo sul tappeto. Kira, ok, usciamo. Sì, usciamo. Ora usciamo. Capite perché dovevo tornare urgentemente a casa?